Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Ciao, sono Azus, vi aspetto per il nostro oroscopo settimanale. Vi aspetto sui nostri canali televisivi, vi aspetto anche sul nostro sito internet se magari non avete la possibilità di seguirci dalla TV. E poi mi raccomando, seguite anche la pagina Facebook di Cartomanti Europei per seguire i consigli delle stelle e degli astri per la settimana di riferimento. E capire qual è il rapporto, la corrispondenza tra il simbolo che si vede, no, molte volte anche, come dire, molto grafici come simboli, e la natura del segno stesso. Questo è uno degli argomenti che più mi affascina, Pasquale, devo dire la verità, perché si potrebbe parlare per ore di questa simbologia dello zodiaco, argomento davvero straordinario. Beh, io direi, no, di parlare del primo segno, che è l'Ariete. Lo dicevamo anche, credo, la settimana scorsa. Questo Ariete che anche nel Medioevo, nel passato, era utilizzato per sfondare le mura e le porte, i portoni dei castelli. Anche adesso dalle forze speciali, poi detto in questo periodo. E questa è proprio la simbologia di questo segno, che va dritto per la sua strada senza badare agli ostacoli che incontra, che tante volte possono essere ostacoli anche insuperabili, ma loro ci provano lo stesso. Quindi questa testardaggine, non a caso l'Ariete è legato proprio alla testa, sotto tanti punti di vista. Spesso gli Arieti magari portano gli occhiali perché hanno qualche piccolo problema di vista, insomma c'è tutta una simbologia legata alla testa per l'Ariete. Il toro è legato a questo simbolo anche del bue, della vacca, se vogliamo, che produce latte, è legata anche un pochettino al significato di maternità, di terra madre, la pazienza del bue che tira l'aratro. E la forza anche del bue che tira l'aratro viene riscontrata poi proprio in queste persone che appartengono al segno del toro, che hanno una grande pazienza, sono dei lavoratori instancabili, però poi se si arrabbiano diventano molto pericolosi, come il toro. Di fronte al drasco rosso sventolato dal torero. E poi i gemelli per esempio è il primo segno, e seguendo l'ordine delle case è la prima casa che ci mette in contatto, in relazione con un altro essere. E in effetti sono in due. Ecco che allora la simbologia di comunicazione, di curiosità, di voglia di conoscere, di socialità che hanno i gemelli. Il cancro ha a che fare con la casa, con le pareti domestiche. Non a caso il simbolo del cancro porta con sé già una casa, perché il granchio con la sua corazza che si rifugia, un po' come una tartaruga, no? Dentro la sua casa, e in effetti che anche hanno a che fare con l'ambiente domestico, ma soprattutto hanno questa caratteristica: quando si sentono in pericolo si rinchiudono nella loro corazza, isolandosi dal mondo circostante. Ecco perché il cancro ha a che fare proprio con la famiglia, il nucleo familiare, e il granchio ben simboleggia questa natura e di questo segno. Il leone, non abbiamo bisogno di dirlo, è il re della savana, il re degli animali, del regno animale, e dimostra questa sua regalità anche nella vita di tutti i giorni. Sì. La Vergine ha a che fare con la conservazione, non a caso la Vergine è intatta, è illibata, quindi e si conserva in questa maniera, e in effetti le Vergini hanno questo desiderio anche di conservare, sono minuziosi con la loro mania dei particolari. La bilancia, i due piatti della bilancia, ha a che fare con la giustizia, ha a che fare con l'equilibrio, che spesso e volentieri i bilancini non trovano. Lo scorpione, io lo dico sempre, è l'unico segno, è l'unico anche animale, se vogliamo, dello zodiaco velenoso. Hanno questo veleno che loro ogni tanto devono tirare fuori, devono iniettare, altrimenti rischiano
di auto avvelenarsi, hanno questo aculeo, questo pungiglione che poi riscontriamo nella vita di tutti i giorni. Gli scorpioni sono spesso ipercritici e sono pronti a colpire, a vendicarsi quando si sentono anche minacciati o ritengono di aver subito un torto. Poi il centauro del Sagittario, il centauro era il maestro degli dei e ha a che fare con la simbologia di Giove, con la conoscenza, con la sapienza, con la scoperta. Il Capricorno, Capricorno è metà capra e metà pesce, la capra pesce, e ha a che fare proprio con questa simbologia anche di la capra scala anche montagne ripidissime, no? Lo stambecco, ecco, e anche loro hanno questa capacità di anche superare situazioni che per altri possono sembrare impossibili. L'acquario, molti lo definiscono un segno d'acqua, erroneamente, si tratta di un segno d'aria, ma il simbolo dell'acquario è il simbolo dell'uomo che versa l'acqua e ha a che fare anche con questa capacità non solo di prevedere dove l'acqua andrà a finire, quindi questa capacità di vedere oltre, di conoscere anche dove ci indirizziamo. Gli acquari sono delle persone proiettate sempre nel futuro, ma necessita anche di una certa precisione e di una certa qualità il versare l'acqua in un altro recipiente. Tutte caratteristiche che gli acquari hanno, e l'acqua poi è fonte di vita. In effetti gli acquari hanno questa socialità di fondo che li contraddistingue, riescono ad accollarsi anche ai problemi del mondo circostante, della comunità circostante. Poi i pesci, a molti sfugge un particolare dei pesci, che sono in due innanzitutto, quindi due nature, un segno doppio, ma i pesci sono legati per la coda da un filo sottile, un pesce tira da una parte, un pesce tira dall'altra, questa simbologia la si riscontra nei pesci che spesso e volentieri sono contraddittori.